www.radiogio.it e la storia continua. Come contano alcuni popoli. Una descrizione un po' complicata, dobbiamo stare attenti e sentirla esattamente. La scimmia, al quale si è riuscito a insegnare a contare fino a 5, sembra che non differisca tanto da alcuna delle razze umane. In un articolo si racconta come il resto di quei popoli essi ordinariamente non usano numeri maggiori di 5 e pronunciano il 6 e tutti gli altri numeri maggiori come molti. Questi numeri realmente sono 1, 2, 3, 4, 5, 10, che intendono la parte superiore del corpo, cioè il numero delle dita che sono nelle mani. Ma 15 forse, e 20, se intendono un uomo completo, cioè a dire le dita delle mani e dei piedi. Tali numeri sono quasi identici a quelli usati negli altri dialetti, mentre quelli intermedi sono del tutto differenti, sebbene espressi in modo simile. Cioè, di contare i numeri alti sulla mano o piede vicino. Ma con tali strani numeri il processo aritmetico è praticamente impossibile. Sebbene il popolo pratichi una specie di addizione originale, contano un numero di oggetti, li aggruppano a 5 e nel contare sono usati i numeri ordinari che sono gli stessi degli altri dialetti. Essi originalmente non erano usati nel misurare le dimensioni di spazio, ma in questi ultimi anni hanno imparato ad usare la tesa nel commercio della tela. Il tempo lo misurano col sole e con le stelle. La stella Arturo è, per esempio, il cronometro di quelli che lavorano con la rete. Quando essa è all'est e l'alba è vicina, è il tempo di cessare di pescare. L'anno lo dividono in 4 stagioni: inverno precoce, inverno, estate precoce ed estate. I 9 mesi che hanno luna si chiamano con essa, gli altri che non ce l'hanno, con il sole. Essi cominciano a contare le lune dal precoce autunno, il tempo quando le donne vanno lontano nelle piccole tende a lavorare sulle penne di daino. La prima luna, parlando rusticamente, è ottobre, che è il tempo di lavorare, cucire. Novembre, il secondo tempo per cucire. Dicembre, il tempo di ballare, e questa è la stagione delle feste. Gennaio, il gran freddo o lento sole, e in questa luna il sole e la luna compariscono esattamente a mezzodì. Febbraio, il tempo di partire, in inverno si va a caccia di daini. Marzo, è il tempo di lasciare la casa. Aprile è il tempo di tenere pronte le barche per pescare. Maggio è il tempo di uccellare. E giugno è il tempo di portare fuori i giovani, quando gli uccelli fanno le uova. Essi chiaramente distinguono oggi, ieri e domani, ma il giorno avanti di ieri e il giorno dopo di domani sono gli stessi. Oltre che tutto è alcun tempo passato o alcun tempo lontano, che è la stessa parola, fino a significare lungamente, lungamente passati o adesso. Poi essi non hanno le date del loro passato o futuro,
fuorché di ciò che è accaduto o che è per accadere. www.redigio.it e la storia continua.